Dunque, amici della notte, vi ho tenuto compagnia durante questa discesa, questa preview della Matadown 2019. Cosa posso dire? Mi sono divertito, è una discesa spaziale, sarà molto molto difficile fare una run pulita qua di testa, perché l'inizio è veramente insidioso. Come dicevo durante la discesa, non tanto perché è tecnico, da matti, quant'altro, certo delle parti tecniche ci sono, ma qua, più che altro per le vibrazioni e le insidie del terreno, tutte queste buche una dietro l'altra, i canaletti da fare attenzione, nelle uscite di curve veloce magari c'è il sasso sulla destra, sasso destra, sinistra, quindi è veramente veramente easy, facile far sì che salta fuori un pedale, strappi via un cambio, c'entri in pieno qualcosa, ti infili a 50 all'ora nella canalina sbagliata e voli per aria, quindi insomma non succede chissà che roba, però insomma a termini agonistici un errore del genere ti costa la gara, come successe a me l'anno scorso per esempio. La seconda parte di gara è bellissima, pulita, è un bel single trail dove ti diverti, proprio un classico stile enduro alpino, cioè che hai fatto in gara sarà tanta roba, ma così con gli amici è da puro divertimento. In ultima battuta, ho sentito qualcuno dire a riguardo della gara, prima che arrivassi giù, che c'era un pezzo da camminare, da correre, impossibile, che spaccava le gambe, 2 ore. Ci avrò messo 30 secondi con calma. Quindi non spaventatevi, è una downhill marathon, ripeto, quindi per 30 secondi ci sta. Chiaro, non sono, anch'io non adoro camminare in bici e quant'altro, però sono davvero 4 pezzi, tra l'altro neanche rischiosi, perché mi hanno detto c'erano burroni e se cadi scivo giù in una scarpatina, ma stai facendo una gara di downhill marathon, non stai facendo una gara di danza classica, ok? Quindi se hai paura di queste cose o hai da rompere le balle su queste cose, non voglio fare il polemico, ma secondo me conviene che la domenica vai al bar a giocare a qualcosa, altro se con l'amorosa, al centro commerciale, perché non ho visto niente di così dannoso, però mi sono solo divertito. Niente, ci vediamo domenica in gara, ciao ciao. Benissimo, iniziamo con la presentazione della bici. Allora, al posteriore utilizzo una gomma che molti penseranno che sono pazzo, è una Segai, è esattamente 2.5 di larghezza per una 29, con anche all'interno un salsicciotto, questo per quello che vi ho detto prima, che se devo passare dritto per dritto voglio essere sicuro di non bucare. Sono gare di discesa, quindi è inutile star lì a guardare il centimetro e il grammo, bisogna essere sicuri secondo me di non bucare, in quanto è una gara di downhill marathon, non si pedala a parte qualche rilancio. Anche la gomma, la ruota me l'ha montata il Davide Zorzi del Gravity Bike, è una gomma abbastanza robusta da DH, per ora ho fatto 3-4 maxi con questa ruota e non è successo assolutamente nulla. A livello di dischi utilizzo i dischi della Breaking, che con cui mi sono sempre trovato bene, un 180 dietro e un 200 davanti, classico montaggio enduro. La forca la uso da inizio anno, un SRS Tour 160, l'ho regolata molto soffice nei primi 2-3 cm, dopo voglio che muri bene con anche l'inserzione di un token e così riesco ad avere la sensibilità nel guidato e comunque anche una buona sostenibilità, per così dire, nei pezzi scassati. E poi vabbè, cioè, chiaramente l'uso del telescopico qua è fondamentale in queste gare, anche perché comunque non sono esenti i pezzi pedalati, quindi nei rilanci lo utilizzo molto molto volentieri. Infine le grafiche, che sono molto personalizzate, e questa bicicletta è delle geometrie veramente veramente divertenti e sicure per poterla utilizzare in questa tipologia di gare. Mi diverto, risponde bene, è reattiva, è guidabile, è molto stabile, insomma le ha tutte, e quindi 29 con 150 dietro e 160 davanti non è assolutamente male, scusatemi, 160 dietro. Ed eccoci,
Questo è il sentiero che sale e là in cima abbiamo la vetta da cui partirà la gara. Il monte Matayur, confine fra Italia, che è di qua. Qua sotto abbiamo là in fondo c'è anche il mare. Questi sono i bei nuvoloni di oggi. E di là invece abbiamo la Slovenia. Quelle vette là me le ricordo molto bene, le ho visitate in occasione della Transiulius, quella zona lì. Che posti comunque, che si girano con questo sport. Bene ragazzi, dopo aver visto la partenza siamo arrivati in un punto, cioè, comunque sempre all'inizio perché la gara è ancora molto molto lunga a questo punto, ma qua siamo in un punto abbastanza veloce in cui cioè, si può mollare, ma è importante avere delle belle gomme perché è tutta roccia insidiosa, pronta a farti sfuggire. Video della gara dell'anno scorso per capire la velocità che avevo preso l'anno scorso. Ecco qua iniziano i primi strappettini, vabbè qua lo fai di inerzia quasi, però dai, arriviamo qua e dove si gira di bello? Si scende di qua in teoria. Questi invece si entra nel single trail, dentro il tratto dove sembra facile, come tutto piccato, un po' dalle piogge, un po' da vari fattori,
è volato. Poi vedete, ci sono sti punti qua insidiosi, arrivi giù relativamente forte, che adesso sto dando anche con calma, cioè rispetto al ritmo gara che sono in ricognizione, dove è un attimo arrivare giù lui. Per esempio, questo è un altro, vedete, il canale a destra, e tu sei qua, se entri dentro voli giù, quindi fare molta attenzione. Andare lungo, molto lungo qua, e guardate che insidie, wow, pieno di canalini, pieno di slide. Le braccia, ma anche le gambe, manco con pezzettina. Qua potevo anticiparlo un po' meno, ma... lì un attimo far fuori il porcellino, si ricomincia. Avanti, ecco qua, il giorno scorso un filo di sabbia, vieni, si fa sabbia, altro che sabbia, di fango. Piede, sì, bella vita, nonostante viene, viene da Dio, però no, qua roccettine, mi stai fisso, una roccia appena bagnata mi ha fatto andare via fuori. Qua andiamo nel classico, nel bellissimo Eagle Trail, bosco, sicuramente la mia parte preferita di trail, questo è veramente uno spettacolo. Consiglio, qua la gara è lunga, quindi piuttosto che fare i fenomeni di potenza, qua meglio salire su di agilità e non esagerare, perché li senti, cioè comunque le gambe, anche chi non è pratico di downhill e sta guardando questo video, comunque di enduro, tutte quelle botte dentro quel canalino che era micidiale, bam bam bam, tutte le vibrazioni lì, le gambe le sentono, quindi arrivi qua che non è che fai il fenomeno. Wow, piccolo rifiato, si tira giù la sella e si riprende a guidare. Ecco, vedete che bello che fa così. Quasi da shorty, diciamo che la shorty uffia che dritto, e si è bello, questo è vero, non conoscevo bagnato, non si giro mai più.
bene, via. Qua dritto per dritto, ma... eccoci di nuovo in un'altra parte pedalata. Adesso sono in ricognizione, quindi ricordo a tutti che me la prendo molto con calma, cerco di capire la gomma, il terreno e tutte queste cose qua. È vero che l'ho già corso sta gara, però ne ho corse altre Xylon, boh, non mi ricordo più quante, e quindi boh, qua giù di qua, e quindi è difficile ricordarsi. Che bello sto boschetto, wow, non lo ricordavo neanche. Eh sì, questa invece però me la ricordo, quanto fiato ci ho lasciato giù l'anno scorso, e se qua rimane viscido così anche il giorno della gara sarà bello salire. Vedete qua, perché prima dicevo l'importanza dell'agilità, perché cioè questo qua è il terzo di una lunghissima serie da qua alla mezz'ora di questa Downhill Marathon Col Matadown. E via, e che si ripiglia a guidare qui. Molto viscido, wow. Ah sì, oh, questo è tosto. Che lì, vedete, se avevo le gambe piantate non salivo, invece arrivato lì con l'agilità sono andato su. Poi dipende anche tanto dalle caratteristiche del rider, eh? Però e io adesso mi ricordo anche più se siamo al terzo o al quarto strappo, vabbè, comunque un po' qui che ne ha. L'anno scorso qua sono arrivato finito, l'hanno passato via, però chi ne ha, butta giù il rapporto e va. E via che si ripiglia a guidare into the future. Eccoci su un altro strappo relativamente tecnico, quindi sta gara qua, Downhill Marathon, bisogna comunque essere un minimo preparati. Ciao. 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 Ancora, cioè c'era vero da tirar fuori il cuore qua. Importante la partenza, guidare, ma anche il pedalato più, eh. Anche se, come potete notare, i pezzi per passare non è che ce n'è una marea, eh. Quindi, cioè, ce ne hai,
bocca, viene fuori. Wow, che bello. Ecco, man mano che scendo inizio anche a prendere fisico sul terreno ed è bellissimo, perché non è facile abituarsi a prendere tutta la corona. Oh diavolo, infatti inizio a prendere tutti i rischi lontano da lì. È viscido, cioè non sembra dal video, ma è viscido qua ragazzi, ha piovuto poco fa, quel poco che basta per far sì che le radici qua, e ogni tanto sta terra che non fa il fango che fa da me, cazzerola, è una pattina leggerissima pronta a castigarti ogni qualvolta vuoi usare quel qualcosa in più. Quindi se puli questo video prima della gara e qualcuno di voi lo guarda o mi pensa che sono matto, cosa che poi non è così sbagliata, oppure potrebbe fidarsi di non usare più di tanto per pensare. Fidatevi di me, io sono stato uno di quelli che l'anno scorso nella mia batteria a un certo momento non vivo, mi ho perso un pedale, poi ho visto tanta gente arrivare giù con la bici in mano con qualcosa di rotto, fatto, errori dovuti alla stanchezza, cadute stupide. Quindi stare qua, consiglio di uno che ne fa da due anni, almeno 60 anni da un marathon, è quello di gestirvi bene, mai esagerare troppo, perché avete visto su giù discesa, cioè lì. Adesso vedremo il video, non lo so, non ho ancora visto perché sto guidando la bici, ma c'è una radicina easy, appena bagnata, stavo rischiando di fare un volo che l'ho salvata grazie all'equilibrio. Questo è un punto bastardissimo, ok? Qui l'anno scorso tanti ragazzi hanno lasciato giù il cambio, quindi il consiglio è arrivare giù con calma, lì respirate, piuttosto metti giù un piede, ma non, cioè siete anche troppo lenti per fare un bunny hop fatto bene, è lunga quella roccia, quindi con calma lo passi via. Sì, tanto il tuo velocità a pedalare non è quel mezzo secondo secondo che perdi lì che ti fa cambiare la gara qua. Non siamo in enduro su una speciale da 4 minuti, siamo su una discesa pedalata di quasi mezz'ora, ok? Ricordiamocelo bene questo. Vabbè, faccio il pirla, mi piace saltare il sassolino lì, ma non è la prima. Molto importante per la scuola, chiaramente, quello degli sport grandi, non c'è bisogno di dirlo, ma fatto con l'armata qua, meno pedali, meglio è, più prestarvi la gamba. Vai, veramente, cioè, guarda così, hai il cazzeggio, prova, spettacolare sta cosa. Gara, vabbè, arrivi qui che vedi prima, ma così ragazzi, una cosa, guardate che bello ci sono. Quanto è bello da guidare così in mezzo al bosco. Però vedete, ci sono due lati diversi, questo è il lato di un endurista che si diverte in questo sabato di prove, in questo venerdì di prove. C'è il lato poi racer, se qua sei in colonna non passi più. Dove passi? Passi giù nel burrone per passare il tuo avversario? O stai in coda e aspetti? Questo è l'unico little inconveniente. Oh, adesso se mi ricordo bene tutti i tecnici non ce n'è praticamente, quasi non ce ne sono stati, cioè non è una gara tecnica questa, e te lo diventa a causa della fatica, uno accumula dopo mezz'ora, però cioè, di per sé se fosse una gara del duro spezzettà così è molto tranquilla, ok? Quindi prendo il ritmo, non so conoscere, anche se non oso più perché figa, non basta una, qua un tratto è bagnato, un tratto è asciutto.
stata a pedalare. Allora, questo in gara non c'è da arrivare stanchi, rischia di un attimo finir giù. Ostia! Momento in cui mi sono fermato a riguardare il sentiero, perché qua sono arrivato un rapporto troppo duro. Ricordarsi qua di giocare col cambio, perché guardate, dietro una curva c'è sto pezzettino qua dove bisogna imbroccarla per salire. Grazie. E poi dopo qua inizia un pezzo, beh no, fattibile, però nel senso bisogna toccare il giusto, oh figa, il giusto rapporto. Non sai, vedi come è stretto qua. Andiamo a guidare nel sentierino. Bene, qua riprendo un piccolo salicettino. Tra l'altro ho bucato dietro, ma grazie ai salsicciotti, vedete cosa avevo detto prima delle gomme da DH e tutto, e non è bastato, quindi, perché comunque tutte ste rocce qua, cioè, sono messe lì, non perdonano. Però questo salsicciotto qua tiene, sto andando. C'è poco da scherzare, tu sendiero non perdona. Oh, ed eccoci, ripartiamo dopo aver gonfiato la gomma che ho tagliato, e proseguiamo questo single trail. Eccoci, questo qua è il pezzo nuovo, che qui dubito fortemente di fare in bici, ma si scenderà, tanto è inutile prendere rischi. Guardate qua, cioè, star su in bici, guarda, non ne vale troppo la pena. Via! Ah, ok, qua siamo arrivati nel famoso pezzo in cui la bici
dovrà essere portata a mano. Ok, quindi questo è un pezzo di gara in cui non si può pedalare, beh, cioè viene abbastanza difficile qua pedalare, credo, per una persona. Quindi la tecnica quale sarà? Mettere la bici in spalla e correre in gara, credo. Non mi è mai capitato in una gara, però proviamo così. Sì, dai, sembra buona. Quindi su in bici in spalla e via. Ustia, qui sono buono a cadere anche così. Cazzerola, non mi è mai capitato in gara, però è sempre una prima volta. Anzi no, una volta mi era capitato Trans Julius 2017, che peggio di questo, mi dà 18. Qua finisce? Sì, sembra di sì, a dire così. Andiamo, si è finita. È veramente corta. Riprendiamo il nostro cammino. In teoria, a vedere così, qua si scende, quindi attenzione ai pedali qua. Guardate, è meglio non rischiare di piantar giù. Io l'anno scorso qua ho perso un pedale, non su questo pezzo perché l'anno scorso non c'era, ma su un altro. Vediamo un po' com'è qua. Qua sembra discesa, quindi mi lascia presagire bene. C'è un bel single trail. Wow, avevo già l'idea di tirar su la bici a spalla un'altra volta. Allora qua passiamo di qui, esterni. Sì, beh, ragazzi, chi ha rotto le balle con un pezzettino pedalato ci avrò messo 30 secondi, 40, 50, vabbè, una cavolata, dai, che facciamo da un ilmano, facciamo da un ilmano, sarà da un ilmano normale. No, ma questa qua ci sta, per un pezzettino così non muore nessuno, cioè sono 30 secondi. Cioè, piuttosto che far tutti gli stradoni dell'anno scorso, bravi, complimenti agli organizzatori, non è una leccata di culo, ma cioè ci ho messo un attimo, prendo il mio passo, tanto la gara lì è già fatta, non è che cambia qualcosa, eh. Cioè, chi l'anno scorso era già fatta dopo 5-6 minuti, qua saremmo già oltre, siamo già oltre la metà gara, qua saremmo già tutti sgranati, cosa vuoi che cambia? E su, e boh, piuttosto andare nei centri abitati o negli stradoni a pedalare, oh, meglio fare un minuto, perché un minuto e 10 che vi va in giro piano, con la bici a spalla. Ma quando devi sentire un break è bellissimo. È facile, ma è bello, alla fine non bisogna complicarsi la vita per divertirsi. Perché poi ricordiamo, ricordo, per
l'ennesima volta che siamo, dopo tanti minuti di gara, dopo una parte iniziale molto impegnativa, sia dal punto di vista cardiaco che dal punto di vista fisico. Perché ricordiamo ancora una volta tutte le botte che si prendevano al limite in quei canali. Minuti, qua sta il tornantino, bella frate, diceva qualcuno milanese, qua com'è? Bella lì. Preferisco il classico 3-4, gli HKT, il Minion davanti e dietro, ma che bello qua, oh! Sì, ma ricordiamoci che qua saremo a fine prova, ok? Quindi sarai bello cotto, con le braccia che ti diranno, ah, ma fai il culo, Rusty! Quindi, ragazzi, spiegare qui perché... Bauscia milanese, no, con tutto il rispetto, con lo scherzo, dire che queste qua sono garettine, un tipo che non ha mai corso in bici nel mondo delle bici fa Rusty, ma non andare a fare quelle cagate lì, che non serve allenarti, ma solo chi non è capace di andare in bici. Guardate da quante ore, da quanti minuti sto prendendo botte, eppure ci sono tutte queste tassaiola qua dove, ah, guarda il saltino, in cui comunque i casi bisogna farlo andare. Quindi se volete farla questa, cioè la puoi fare anche senza allenamento, nessuno ti dirà niente, va qui solo e guarda cosa c'è dopo oltre 20 minuti di gara. Quindi allenati se vuoi farla bene, e divertirti, se no non allenarti, tanto ti capisco, nessuno ti dice niente. Non so poi dove andare, ma tadam, su di là, ok, quindi ci sarà un rilancino. Ah, mi sembrava strano che non c'era più da pedalare, cari miei. Dai, un mezzo rilancino ce lo facciamo anche qua. Ah no, era poca roba, 20 metri. Bella, bella, mi piace sta tadam qua. La mia discesa, potrei aver capito che in cima non ero qua, giusto, sì, ah, siamo alla fine, in cima non ero cazzerola, non riuscivo a trovare subito il feeling, ma adesso sono gasatissimo, mi sono veramente divertito, mi sono davvero divertito qua dentro. Qua arriviamo nella parte finale, ciao. Ciao, viene la parte finale. New line, anche qua, no? Fino. Questa qua è la parte che soffro di più perché è proprio dove non so guidare. Non ho mai. Sono più un selvaggio. A me piace sprendere, andare giù a una montagna, buttarmi giù. In mezzo alle pietraie, qua cos'è? Ah, era una cacata, ma come avete, vi ho detto, io ho esperienza in bike park e ho ben poco. E
diverso da quando vado. Quasi che qua non sta roba. Sono free rider. Madonna! Ho appena detto prima che erano finite le insidie, arrivo qua e anche qua mi sono trovato una bella rocciata bagnata. Ma guarda, via, ho sbagliato linea. Qua non è che l'ho fatto perché mi sono cagato addosso, proprio non l'ho vista. Ah, signori, le braccia. Vedete, c'è. Qua c'è la mano nei bike part, avrebbe schiacciata bene, però non si può avere un rustico completo dappertutto. Eccoci ragazzi, giunti alla fine quasi. Adesso qua è l'ultima possibilità di arrivo. No, di arrivo, scusate, di superare qualche concorrente. Se qua sarà ancora gara, perché anche qui, se qua ancora cosa ci sarà volata. Immaginate una volata in una down marathon dopo 30 minuti di gara. No, ma non credo che, perché se c'è qualche matto qua che si mette a fare le volate, lo troviamo in mezzo al fiume. Quindi credo che la stoppi in cima, però mai dire mai, se la ragione è la sua vera.